un convento che poi è molto bello per dove sta il comune, dove oggi c'è un problema del personale molto ridotto, tenere aperto una struttura del genere con costi anche notevoli, e diciamo che poi non dà, come dire, al centro storico quella giusta valorizzazione, quel giusto sviluppo. Secondo me, voglio dire, bisognerà pensare pure se ci fosse opportunità di poter utilizzare anche quella struttura in maniera diversa, anche perché diciamo anche un teatrino all'interno insomma molto particolare. E questo è legato a tutto un altro patrimonio, ci sta una chiesa che era sconsacrata, che diciamo così è stata anche sistemata, che è quella del Rosario, ci sta Santo Nicolicchio, che è una chiesa che noi praticamente non c'è più il tetto, quindi viene utilizzato come torno aperto, ci sta tutta una serie di patrimoni che questo comune ha, però non riesce a mettere a rete, non riesce a dare una vocazione, una destinazione. A tutto questo c'è legato il patrimonio privato, che comunque col terremoto è stato risistemato e messo a nuovo e oggi non è utilizzato. E quindi voglio dire, bisogna dare a questo patrimonio una opportunità. La Regione sta mettendo in cantiere due regolamenti, uno già funziona, in questi giorni dovrebbe uscire anche una modifica, che è quello lì che riguarda i centri commerciali naturali. Noi già dal 2006, per la verità, avevamo pensato di approvare la legge disciplinare, il Comune fece una delibera per puntare così a mettere insieme i commerciali, perché poi cosa succede? Oggi i paesi, specialmente le valdiane, si sviluppano sull'SS19, quindi tutta la parte storica, tutta la parte degli esercenti, il vecchio paese, man mano si va spopolando e va, morendo. Per cui voglio dire, dovremmo noi farci carico di tirar fuori un'idea, un progetto, dare una possibilità a far sì che queste zone, che pur sono meravigliose, risorgano. Noi pensavamo infatti al centro commerciale naturale, pensavamo di farlo sul fiume, quindi avevamo pure chiamato un montanaro, avevamo iniziato a fare pure delle riunioni con i commercianti che sono sempre ostili a mettersi insieme, per la verità, però credo che sia una interessante opportunità, anche perché poi già stare insieme tra di loro può dare la possibilità di realizzare prospettive e quindi anche utenza, portare utenza. Oggi è un po' la risposta al centro commerciale tradizionale e c'è una forte discussione, alcuni sono già nati, per esempio a Cava c'è l'operativo, ma ci sono anche altri, sia in Campania ma in altre regioni addirittura, insomma ci si punta tantissimo. E questo poi abbinato anche a quest'altra novità che per la Regione Campania, per la verità, perché poi il professore è da anni che lavora tra le tante cose, anche su questa possibilità di utilizzare i centri storici anche con alberghi diffusi, la Regione sta tirando fuori un regolamento, l'ha già approvato, l'ha presentato al Consiglio perché deve fare il passaggio in Commissione, quindi a breve anche l'albergo diffuso sarà in Regione Campania regolamentato. Questo può dare un'opportunità ovviamente in un sistema generale, io immagino a tutto questo patrimonio, a quello che rappresenta questo bellissimo santuario e alle grotte di Polla che io ritengo siano il futuro di questo paese, per quello che conservano all'interno ma anche per la bellezza naturale, cioè se qualcuno non l'ha visto e visita e va sul sito del comune, ci sta un rilievo tridimensionale, un video vero e proprio, è una cosa meravigliosa, ci sta una sala che è 100 metri per 40, si potrebbe fare un concerto all'interno, dirne una. E poi la cosa più interessante è il patrimonio che c'è nel conservato nel sottosuolo, cioè quella è stata una grotta abitata, vissuta, a 20 centimetri nell'ultimo saggio fatto si sono state trovate reperti di 5.000 anni fa, a 20 centimetri sotto, immagino cosa ci sarà, e tanto è vero che insomma alcuni si era pensato anche di, e lì si pensava di utilizzare il convento dei Cappuccini, di abbinare al turismo speleologico anche quello archeologico, perché oggi
c'è un po' la ricerca di qualche cosa diverso, e per cui magari abbinato con qualche università, perché poi ovviamente è un settore un po' delicato, e così all'interno di una struttura creata laboratori e anche zone dove diciamo custodire per evitare che poi vengano conservate negli scatoloni, negli scantinati della sovrintendenza, quindi ben protetto quello che si trova, e diciamo valorizzare anche questo aspetto della grotta. Ecco, in tutto un sistema che si potrebbe creare e inserito in un contesto territoriale molto interessante, perché poi ci siamo due passi dalla circosa di Paduna, stiamo facendo storico del Giano che è una meraviglia, sono tutte nell'Angelo che comunque già sono visitate, tenendo presente che oggi per esempio le rotte dell'Angelo, oltre al percorso tradizionale, fanno anche quello di speleologico puro, per cui li mettono in testa, li stivano e li portano a vedere i tratti puri, e quella visita costa 4 volte quella tradizionale. Noi questo pensavamo di fare qua, perché ovviamente non è facile trovare investimenti, però oggi anche sull'esperienza di tante rotte che si stanno aprendo in maniera naturale, non in maniera invasiva, quello poteva essere un ragionamento semplice da fare e immediato per almeno iniziare ad aprire al pubblico questa, quella bellezza. Ecco, questo diciamo l'associazione nostra, il Sole di Pola, ha ragionato in questi pochi mesi di attività lavorativa, e poi devo dire che a questo ci sta una grossa sensibilità nel paese, per cui va ascoltata, tant'è vero che insomma, ne parlavo poc'anzi con un'associazione, qui c'è Pasquale Sorrentino, che nata proprio, infatti hanno trovato la loro sede proprio nel centro storico, vuole dare un contributo a un'associazione di giovani, anche professionisti, anche persone diciamo, di una certa cultura, e vogliono dare anche loro un contributo diciamo, come cittadini allo sviluppo e alla valorizzazione del centro storico. Io volevo lanciare uno spunto, perché da qui oggi mi auguro che possa nascere una sinergia con chi di questo ne ha esperienza e ne è conoscitore e studioso, per poter poi realizzare concretamente nel futuro, da privati cittadini o non, dare la possibilità a un patrimonio di interesse notevole di questo centro storico ad una valorizzazione reale e completa, anche per ai fini di un così un vantaggio rivolto poi ai cittadini. A me sinceramente farebbe piacere che l'associazione I Ragazzi del Ponte dessero una testimonianza qui oggi, perché diciamo noi siamo un po' più generici, però loro lavorano molto più sul problema del centro storico, quindi mi farebbe piacere un saluto da parte di Pasquale. Se non è pronto, perché sono io porto la mia testimonianza, grazie, buonasera a tutti. Come è successo, ragazzi? Come siamo a è il mio mestiere. Buonasera, grazie. Innanzitutto, non facciamo Ragazzi al Ponte, c'è anche Don Franco, quindi non sono l'unico a rappresentare. Poi, io porto la testimonianza di noi che siamo andati da novembre, proprio perché siamo tutti di Polla, siamo stati fuori Polla, amiamo Polla proprio perché siamo stati fuori, la conosciamo bene. E il centro storico per noi è il cuore, ma non siamo solo noi, io a Polla sono tantissime associazioni che amano il centro storico. Io parlo, c'è anche il Parco in Fiore, c'è la Loro, tutti quanti, abbiamo tutti voglia di far rinascere un centro storico che ha avuto momenti di alto livello, e poi, parere mio personale, non come associazione ma come cittadino, un decadimento dovuto non so a cosa, non le capacità per poter dire a cosa è dovuto. Speriamo, noi abbiamo preso una sede nel centro storico proprio perché vogliamo farla rivivere, vogliamo creare un movimento, abbiamo parlato spesso con Nicola della Prologo per creare una rete anche con associazioni, compresa la persona di Polla, per fare qualcosa all'interno del centro storico, creare un movimento, perché ci invidiano il centro storico di Polla, ce lo invidiano ovunque, perché abbiamo di tutto, dalla chiesa, dai posti, degli scorci meravigliosi. Prima ho sentito parlare della chiesa di Nicolò, non stavo fuori, abbiamo il convento di Sant'Antonio, abbiamo di tutto, però non sembra che ci manca la benzina per poter fare l'accelerazione decisa
per poter entrare nella rete che parlavamo prima, di entrare nel Pertosa, Teggiano, Padula, Pollan non c'è mai. Io non mi ricordo che Pollan abbia mai fatto parte di una rete del Valentiano. C'è un altro problema, questo è personale, questa è una cosa che ho vissuto sulla... vedendo in girato. Negli alberghi di Pollan, negli alberghi del Valentiano non c'è mai una rivista, un foglio che dica Pollan c'è questo. Ed è normale che Pollan non entrerà mai a far parte del giro che conta. Questo è il mio parere personale, non come associazione. Io ho visto sulla Perugia e quindi centri storici qualcosa ne ho visto, qualcuno ne ho visto. Paola non ha lei non ha nulla da invidiare. Se è fatta come doveva essere fatta, forse potevamo avere, oltre a tutto quello che state facendo, una calamita per il turismo. Speriamo che verrà presto, speriamo che tutti quanti noi siamo un centinaio di iscritti, centinaio ovunque, l'unica cosa è fare tutti insieme, lavorare lì, creare un qualcosa di unico. Però se c'è più un castello che è chiuso da 30 anni la vedo difficile. Questo è il mio unico parere, il parere più da cittadino che ne da come professionista né da ragazzo del io sono dispiaciuto di vedere un centro storico che non viene sfruttato. E il centro storico non ho sfruttato una cosa molto. Grazie, grazie a tutti. Grazie a Pasquale per la testimonianza. È ritornato alla Conseco, diciamo, bisogna ripartire dalla storia, come si suol dire, per il futuro costruito sulla storia, su quello che abbiamo. Se non si parte da questo, tutto il resto, tutti gli altri progetti effettivamente non hanno senso, se non si valorizza almeno quello che si ha. Certamente è vero, ci sono Polla e Permeco, c'è tante associazioni. Se io pensavo, una cosa che vorremmo. Stiamo pensando di fare come se ognuno di noi adottasse un'abitazione, non so, un vitto qui costa 100 euro, non è che è la fine del mondo, per poter, diciamo, sperimentare un'accoglienza qui, perché ci vuole un inizio ed è difficile, perché ovviamente molto spesso si fanno le cose, ma poi per riempirle non è facile, e quindi vanno riempite di contenuti. Ma voglio dire, loro hanno iniziato, hanno preso la casa nel centro storico, ma se ognuno di noi, magari anche adibendo a ai fini turistici, non penso, non ripeto, sono, è un patrimonio abbastanza messo a nuovo, quindi un'abitazione chiusa lì da 10 anni, però nuova, con gli impianti nuovi, tutto nuovo, eccetera, un po' di arredamento, non è complicato però fare questo esperimento. Ovviamente è un esperimento che sicuramente me lo contesterà il professor Dabbala, perché non ha senso lanciare una cosa se poi non c'è un contesto, però un po' di contesto ci sta. Allora, chissà, magari riusciamo a creare quella scintilla per farvi vivere un pochettino la speranza dei proprietari delle abitazioni, che con un po', che stando insieme e costruendo una vita anche da liberi cittadini, perché poi il cittadino anche singolo deve fare la sua parte, non c'è solo il pubblico, credo che questo possa avere un valore. Ecco, io adesso chiedo scusa se mi sono dilungato, perché mi avevano detto, visto che siamo poi, non siamo tanti, non la tratteremo, però erano cose che andavano lì. Quindi mi scuso con Nicola, volevo pure un intervento, insomma, effettivamente diamo la parola, casomai noi avremo un contesto diverso per poter lanciare presente la parola oppure. E inviterei invece un intervento al presidente della Commissione dei Bottiglieri, che diciamo, è un conoscitore già, diciamo, su questi temi ha dato tanto. Buonasera. Io parto da un discorso che forse potrà sembrare subito un po' antipatico, ma siccome io rappresento, cerco di rappresentare la classe della piccola imprenditoria, che è una classe particolarmente in crisi in questo periodo, quando parlo di solito non parlo mai in maniera molto conviviale, parlo in maniera un pochino dura, perché parto sempre dal presupposto che quando apro il nostro sito e scopro che ogni giorno si chiude un'impresa, cioè ogni giorno una nostra impresa in Italia chiude, da inizio d'anno a oggi non ci sono 6.000 imprese. Ci chiediamo cosa vuol dire tutto questo con quello di cui vogliamo parlare stasera. Non ci sta un intreccio, perché dobbiamo deciderci finalmente a provare a fare i cittadini di un territorio, gli imprenditori, in maniera seria e riflessiva. Io non parlerò di Polla, io parlerò del Vallo di Diano, secondo me è già un ambiente piccolo. Però parliamo almeno del Vallo di Diano, perché non esiste oggi
se mi smette la parrucca di questo qua, non esiste oggi, immaginare di fare il turismo a Polla, non c'è, non esiste. Esiste immaginare di fare un turismo integrato in un discorso ampio, quale può essere quello del Vallo di Milano. Perché se noi possiamo immaginare che se riusciamo a creare dei flussi turistici che vengono a Polla, non ci pensiamo, non possiamo immaginare di dire facciamo le case bene o male, le abbiamo aggiustate, ci mandiamo all'IKEA, compriamo quattro lettini e facciamo una cosa. Facciamo una cosa che non serve a niente, perché il turismo, dobbiamo cominciare a partire dal presupposto, non è un'avventura, non è un'esperienza giovanile, non è una cosa da pescare. Il turismo è un'impresa anche molto difficile da fare. Qui abbiamo al tavolo, oltre al professor Dallara, che è uno scienziato del settore, un esperto del settore, abbiamo l'amico Misacani, che è un operatore del settore della mafia, della rete del presidente dell'associazione per la mafia, e lui vorrà dire che non è che si fa il turismo in maniera così, divertiamoci, stai al ristorante, andiamo, la facciamo in meno, no, il turismo è una cosa, è un'impresa tra le imprese. Noi come associazione di imprese siamo impegnati per un motivo molto semplice, perché il nostro paese è un paese che ha bisogno di occupazione e il turismo stranamente è una di quelle attività imprenditoriali che meglio si fa, più si ci impegna, più alto livello si fa, più occupa lavoro, cioè una delle poche attività che ancora oggi richiede una forza lavoro numerosa, mentre oggi noi possiamo avere un'industria, non so che voglio dire, un grande caseificio che trattesse in maniera moderna con 15 dipendenti, in fattura 30 milioni all'anno e magari esporti in tutto il mondo perché riesce ad avere delle catene di montaggio, altro che il turismo, no, il turismo più lo vogliamo fare bene, più lo vogliamo fare ad alto livello, più abbiamo bisogno della presenza di tecnici, di specialisti del turismo, dal cameriere alla guida, fino a tutto un insieme di cose che portano lavoro. Perciò è interessante nella nostra zona, nell'Italia meridionale in genere, perché è una di quelle forme di impresa che porta lavoro, però va fatta in maniera tecnicamente valida, va fatta come si fa con una qualunque impresa. E allora, siccome difficilmente uno si sveglia la mattina e dice che faccio, c'ho papà che ha i soldi, mi ha lasciato i soldi in banca, quasi quasi mi metto a fare metalmeccanico, va, metto a fare un'azienda che produce pezzi di ricambio per auto, no, non si fa. Invece molto spesso diciamo, beh, io che cosa fa? Ma io quasi quasi andavo un albergo, e allora abbiamo un albergo che magari andrà male, oggi darà la sopravvivenza, perché vedete, io quando giro, e giro molto nella nostra provincia che io adoro, a cui sono molto attaccato, che ne parlo male proprio perché mi si sento a casa un po' ovunque, mi accorgo che a volte ho degli amici imprenditori che stanno lì, è vero, vivono anche benino, però magari vivono con un investimento di 10-20 milioni di euro, come niente fosse, e magari più o meno ci lavorano e ne tirano fuori il loro giusto stipendio. Quello non vuol dire più fare impresa. Io avevo un'attività da non molto non chiusa perché non mi rendeva, l'imprenditore non può tenere aperte le attività che non rendono, devono tenere aperte le attività che rendono, e noi dobbiamo imparare nel turismo a fare impresa e a farla bene. Per fare questo però credo che non possiamo parlare del turismo a Polla, dobbiamo parlare del turismo, dobbiamo imparare noi stessi a superare questi campanilismi, che sono campanilismi che ci danneggiano. Allora il turismo di Polla deve essere integrato con il turismo di Deggiano, che deve essere integrato con il turismo di Padula, che deve essere integrato, non so, col turismo di tutto quanto il Vallo, per cominciare a immaginare un turismo che riguarda le nostre zone collinari che sono molto belle, non so, dai boschi che stanno a Mandrano, i boschi che stanno più sopra, passano la Sentinella, insomma, dobbiamo riuscire a immaginare qualcosa che deve integrare questa zona in un discorso turistico che possa avere una sua capacità di attrattiva. In questo non ci possiamo scordare che il Vallo di Diano confina con la zona, con il Cilento, per cui possiamo immaginare un turismo integrato mare monti, che è una cosa molto importante, ma dobbiamo farlo in maniera molto scientifica, perché guardate, noi qui abbiamo un esempio, abbiamo un paesino non molto distante qua, credo che voi lo conoscete, Morigerati, dove è stato fatto qualcosa del genere in maniera un po' dilettantistica. Diciamo pure Morigerati è un peccato, perché pur essendo stato fatto un investimento ottimo, pur essendo c'è un sindaco che è una persona piena di buona volontà, non riesce a dare quello che dovrebbe dare, perché appunto si trova così isolato in un contesto che non gli consente di svilupparsi. Invece dobbiamo superare questo qua. È indubbio che sì, giustamente tu dicevi, Vanni, che non possiamo parlare sempre male della pubblica amministrazione per essere noi cittadini, però noi dobbiamo pure parlare di questa pubblica amministrazione, perché tutto questo per noi in
in campagna è reso ancora più difficile da una regione che non sa dove sta. Se voi pensate che la regione Campania, io questo lo dico ogni convegno, per tutta la vita, perché non mi smentiranno, la regione Campania, che dovrebbe essere una delle regioni a più alto incidenza di economia turistica, non ha una normativa, non ha una legge sul turismo. Sono 20 anni che con la creazione delle regioni il turismo è stato delegato alle regioni, e sono 20 anni che la regione campana non è stata ancora capace di fare la cosa di base, cioè l'ABC, e dire facciamo una legge su quello che dovrebbe essere l'ordinamento dell'industria turistica in Campania. Non esiste. Perché ogni tanto un assessore si sveglia e dice una cosa, un altro assessore si sveglia. Insomma, sempre pensato per alzare, dice un'altra mezza cosa, e così in questa sonnolenza strana il povero imprenditore si deve muovere senza avere una traccia seria da poter seguire. Ed è su questo qua che noi dobbiamo battere molto, perché dobbiamo fare in maniera tale, dobbiamo costringere i nostri amministratori a fare queste cose, come dovremmo costringere l'amministratore di Porta, con gli amministratori di Padula, con gli amministratori di Giallo, gli amministratori di Sassano, a capire che loro devono per forza muoversi insieme. Scusate se io ricordo. Vi dico sicuramente molto vecchio, cioè un'età molto avanzata, per cui ricordo anche il cosiddetto Prima Repubblica, e ricordo una persona che non è perché era un amico, non è perché all'epoca era dello stesso partito, ma ebbe una grande visione. Io ricordo sempre Enrico Guaranda, che qui mi parlava, tenete presente, io sono per mia madre ingegnere di Padova, per cui Paolo lo conosco bene, mi parlava della famosa città Paolo. Oggi a distanza di 45-50 anni, ora più o meno questo è il periodo che è passato a quando Enrico ebbe questa visione, dovremmo ricominciare a parlare non della città Vallo come unità amministrativa, mi interessa poco, come unità di intenti, come unità tra di noi, come unità dei cittadini che devono avere degli obiettivi comuni, se non ci riusciamo. Perché il rilancio del turismo deve unirsi al rilancio poi del manufatturiero, che nel Vallo pure c'è una sua funzione importante, c'è una sua realtà forte, perché tutto questo deve rilanciare la nostra economia per arrivare finalmente a poter dire fra qualche anno che non chiude più un'impresa al giorno, ma riapre un'impresa al giorno, che non chiudono più le imprese nel poco tempo, ma riaprono. Stanno molto attenti, anche qui finisco con questo discorso, al discorso del centro commerciale naturale, che è una cosa molto molto importante. Che cos'è un centro commerciale naturale? Cosa vuol dire questa parola strana che 20 anni fa la conversazione si è inventata? Noi siamo sempre posti il problema di cosa era l'attrattiva forte di questi baracconi, consentitemi questo termine, che si andavano a costruire fuori delle città, che erano i cosiddetti centri commerciali. Io penso al Vulcano Cattivo, lo chiamo io Vulcano pure che si svolge, penso alle bolle, tutte queste cose che hanno creato, che ce ne sono tante. Che cos'erano? Erano un sistema di vendita intelligente e furbo importato da altri paesi che sono diversi da noi, perché chiaramente in un paese come l'America, in una cittadina dell'interno americano, dove lì erano città che non esistevano, dove c'era una strada con attorno a destra e a sinistra le case sparse, perché lì hanno l'abitudine di avere queste case sparse molto aperte, non esisteva la vecchia concezione, chiunque di noi ha fatto un po' di scuola media sul greco, della polis, della famosa piazza dove si ci riuniva per incontrarsi, per parlare tra di noi, non esisteva. Allora si la dovevano inventare, e inventavano così questi grandi centri commerciali, dove la gente andava, trovava questa piazza, trovava il bar, trovava questo, trovava queste cose. Noi non dovremmo avere bisogno di tutto questo, perché qualunque nostra cittadina, o chiamiamolo come lo chiamiamolo anche paese, qualunque nostro paese bello, come Pollo, come Savo, come Padova, qualunque paese, ha una sua piazza, ha un suo centro naturale, e in quel centro naturale dovrebbe svolgersi quello che si svolge nel centro commerciale, cioè diciamo centro commerciale naturale. Avrebbe bisogno di che cosa però? Beh, il mondo moderno ci ha creato una dipendenza e una libertà, ci ha creato il famoso fatto dell'automobile, per cui dovrebbe avere la capacità di essere raggiunto, perché in effetti oggi qual è la grande attrattiva? Perché la gente va alle bolle, va alla carica, va in queste cose strane? Perché va là con la sua macchina, si ferma e trova il parcheggio. E allora l'unica cosa che noi abbiamo immaginato di coinvolgere le amministrazioni per cercare di dare anche questo qui al cittadino, cioè dare la capacità di poter, del movimento, la città della viabilità, cioè del raggiungere questo centro commerciale, che non dovrebbe essere nient'altro che questo, cioè l'insieme dei nostri negozi di vicinato che si mettono in rete in maniera tale da fare un'offerta intelligente, cioè non avere 100 negozi di un tipo e non avere magari un altro negozio.
creare anche un'immagine forte di questo centro commerciale, riescono anche a pubblicizzarlo in qualche maniera e così riuscire a sviluppare questo discorso. E questo è un discorso che, specie nelle nostre zone, può andare molto bene. Purtroppo, è anche capibile, in parte hanno tagliato fuori finanziariamente come Regione Campania, perché a un certo punto, d'altronde voi sapete la politica fatta di numeri di cittadini, a un certo punto la Regione Campania, per favorire alcune zone particolari, decise che una parte dei finanziamenti potevano andare a tutti i centri commerciali, un'altra parte soltanto ai centri commerciali che si organizzavano come consorzi in cittadine con più di 50.000 abitanti. Questo vuol dire che in Salerno praticamente potevano partecipare a questo discorso Cava, Battipaglia e Salerno, che sicuramente chiaramente nel napoletano ce n'era una pecora di questi qua. Ma questo non è che questo giustifichi molto, perché comunque c'era una fonte di finanziamenti legata a noi, agli imprenditori commerciali. Chiaramente cosa vuole il centro commerciale, che è una cosa che per noi potrebbe essere molto importante, vuole una classe imprenditoriale giovane, non di età, giovane di testa, cioè intraprendente, che sia disposto ad accettare la novità, che sia disposto ad accettare lo stare insieme, che è la cosa per noi più difficile, che sia disposto a guardare un po' lontano, perché noi dobbiamo cominciare a capire, finisco e qui cerco di finire perché oggi penso dobbiamo essere tutti molto veloci, dobbiamo capire che la crisi piano piano attanaglia sempre più tutti noi e questa crisi non lascerà libero nessuno. E se per ipotesi un domani dovesse crearsi anche nel Vallo di Rianzo ancora non c'è un grande centro commerciale, vi assicuro che sarebbe una creatura tremenda. Centri commerciali che poi perché si creano? Questa è un'altra cosa strana, guardate, perché è un centro commerciale dove questi centri commerciali artificiali molto spesso sono anche delle grandi speculazioni edilizie fatte da società con grandi capitali finanziari che vengono qua e convincono, coinvolgono i nostri sindaci che andrebbero, scusate l'espressione volgare, presi a calcione nel sedere dei cittadini. Perché io l'altro giorno leggevo sul giornale che il sindaco di Battipaglia ha deciso che siccome a Empoli ci sono due grandi centri commerciali che poi praticamente sono a Battipaglia, perché se voi non conoscete la geografia, per andare all'outlet di Cirento, sì, tutti sono convinti che stanno a Battipaglia, invece il comune di Empoli ha deciso di aprire un altro grande centro commerciale. Questo perché? Perché i comuni hanno preso un'altra abitudine a cercare di risolvere così i propri problemi economici. E sono questi, perché l'apertura di un centro commerciale tra bucalossi, tasse di insediamento, porta al comune un certo reddito. Qui siamo arrivati all'assurdo, vi posso dire sinceramente che il sito di Salerno sta per vendere il lungomare, per fare soldi, è il massimo. Il sito di Salerno sta vendendo il lungomare come il suo indicatore. Se qualcuno di voi si ricorda Salerno, sta per Piazza della Concordia, all'interno del servitore in una grande piazza con giardino che doveva dare pure all'interno c'è un grande parcheggio, lo sta vendendo in vita, fa la speculazione, non ci vuole molto a vendere sul suolo sul lungomare. E qui stiamo facendo questo discorso strano, consumando il territorio, perché il territorio lo consumiamo, consumando il territorio con questi enormi baracconi, dove oltretutto il consumatore viene anche distorto, perché vedete il centro commerciale naturale c'ha un suo perché, sa perché riescono ad aprire a differenza di tutto, perché lì praticamente piano piano la grande finanza che controlla anche la grande industria vi fa spendere quello che loro vogliono. Voi non andate là a comprare quello che voi volete, voi andate a comprare là quello che loro vogliono far vendere, perché ci riescono. Difatti fateci caso, incominciate, qualcuno di voi, qualche massaio forse lo fa automaticamente, io lo faccio un po' più per capire, se andiamo in un centro commerciale, cioè in un supermercato della Carrefour, involontariamente sarete invogliati a comprare prodotti a marchio Carrefour, perché sono prodotti uguali agli altri, però costeranno molto di meno. Che cosa vuol dire? Perché la Carrefour, cioè la finanza della Carrefour, ha acquisito queste industrie e usa questi centri commerciali, può anche tenerli che non rendono, perché deve tirar fuori dalle sue industrie per tutti e ce le deve vendere. Per cui magari tra poco ci abitueremo a mangiare, non so, la maionese fatta a Hong Kong, come ci abitueremo